what you're made for, and there's nothing that is too late for. Out of the cold into my warm hand, in the sun, it's already begun. Siamo subito nella zona di Masce Orso. Devo dire che è una zona molto molto bella, sì. Non è solo un'attrazione, ma proprio tutta una land. C'è anche là dietro un parco giochi, c'è la casa di orso, come nello scorso video. Infatti, nello scorso video abbiamo parlato anche un po' della storia del parco e vi rimetto qua un pezzo di clip. Disneylandia apre il 25 luglio 1971 con il nome di Minitalia a Capriate San Gervasio alle porte di Bergamo. L'attrazione principale era ovviamente la Minitalia, composta da ben 160 riproduzioni di monumenti del bel paese, opera che tuttora occupa gran parte del parco. Negli anni il parco crebbe, ma la competizione con altre strutture nazionali spinse il fondatore a passare la mano. Così nel 1997 la proprietà andò alla famiglia Triberti, già gestori del parco Licornelle, e alla famiglia Fabbri, da anni costruttori di attrazioni per parchi a tema. Fu così che nel 1998 la struttura cambia nome in Fantasy World Minitalia. In quegli anni vengono aggiunte molte attrazioni ed un'intera area dedicata alle macchine di Leonardo. Nel 2007 la proprietà cambia di nuovo e questa volta è la Zamperla, azienda vicentina tra i maggiori produttori mondiali di attrazioni per i parchi di divertimento, a portare il parco alle dimensioni attuali, mettendo in atto una massiccia operazione di restyling di tutte le aree e rinominandolo Minitalia Leolandia. Nel 2014 il parco abbandona definitivamente il nome storico Minitalia per identificarsi solamente come Leolandia. Visto che a Natale non era aperta questa zona di macchine di Leonardo, tutta la zona diciamo così un po' acquatica, ce la facciamo adesso? Quindi com'è la macchina di Leonardo? Bella. È strana, ti porta più là in alto e poi ti lascia andare nello scivolo. Poi la cintura è una fregatura. Ci siamo bagnati più a usare la cintura che non usarla. Sì. Comunque beh. Bello, bello, originale nel suo genere. Intanto che mio figlio si diverte in una delle attrazioni dedicate a Leonardo, vi devo raccontare un po' di cose per quanto riguarda il discorso dei biglietti. Il biglietto di Leolandia è un biglietto a un costo dinamico, quindi se lo acquistate online prima potete risparmiare un sacco di soldi, quindi vi invito ad andarlo a acquistare ovviamente online, ma la novità di quest'anno è che potete rientrare entro 60 giorni a seconda dei colori verdi o rossi che ci sono nel calendario, quindi vi consiglio di andarlo a acquistare online e di conseguenza potete tornare anche entro 60 giorni. Qual è la tattica di solito? Di andare a mangiare alle 12. Everybody could make a wrong turn. You waver and slip and you get hurt. Appena entrate alle Leolandia girate subito a sinistra, quindi praticamente dietro a tutto questo edificio delle casse e dei bagni d'ingresso scendete, c'è una piccola vialetto e c'è il rettilario e l'acquario. Sto andando a vedere perché io l'ho scoperto per caso quasi. Siamo arrivati in una zona dove a Natale era chiusa, denominata Expo, dove ci sono un po' tutte le giostre tipo fiera, tipo circo. Carino, c'è un botto di gente, sono tutti qua a mangiare perché c'è un sacco di panchine dove puoi fare picnic. Allora, sapete che noi adoriamo le Freefall Tower. Questa è una Freefall Tower un po' diversa dal solito e Federico, che ha detto sì, facciamola, si è? Spaventato. Però hai resistito, grande. Sì. È la zona dove c'era Peppa Pig, hanno fatto questa baia
dove c'è pochissima acqua, però è bellissimo, cioè mi ci farei buttare io dentro, c'è in questo momento. E la casa di Peppa Pig è brandizzata pigiamini, e qua c'è scritto sulla mappa che sarà una novità 2020, però questa cosa qua è stupenda. È primo pomeriggio, ma noi grazie alle nostre strategie di visita abbiamo già praticamente visto tutto il parco. E se non sapete di cosa sto parlando, andate a vedere il video precedente che vi metto qua da qualche parte, dove ho fatto le mie 12 regole per una visita molto molto smart all'interno del parco, di tutti i parchi del mondo. Trovate anche l'articolo e quell'articolo di questo video anche sul blog parksandfun.com, dove c'è anche la lista d'attesa per i nostri viaggi di gruppo che partiranno a brevissimo, quindi non fatevi scappare anche questa opportunità. Allora, la zona pirati l'abbiamo fatta, la zona western l'abbiamo fatta, la zona masce orso l'abbiamo fatta, la zona expo l'abbiamo fatta, in Italia ci siamo passati velocemente dentro, ci manca la zona con gli animali e poi possiamo concludere la giornata. E con l'ultimo giro su Vroom. Vroom vroom. Bello Vroom, vero? No, come avessi bello. È adrenalinico, sei tu che non capisci. Noi vi salutiamo, vi invitiamo sempre a mettere like dappertutto, commentare, e la settimana prossima saremo al il Parco Giardino di Sicurità. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.